Ciao a tutti, sono Riccardo Rigamondi. Oggi vi parlerò di alcune notizie, specialmente che interessano l'Italia, ma altre anche non. Ma adesso, prima, via la sigla. Tornati. Adesso vi darò alcune notizie e adesso le notizie ve le darà il notiziario, le cose più ufficiali, ecco, anche se anche queste qua sono ufficiali. La prima cosa trovata su Nintendo, la rivista ufficiale, che bella copertina, non è ancora il 18 novembre ma già c'ho la recensione, che fortunelli. Allora, aspettate che lo devo trovare. Ci siamo. Qua c'è scritto: di solito non parliamo di dati commerciali, ma stavolta faremo un'eccezione, visto la portata della notizia. Le vendite del 3DS negli States sono cresciute del 260%. Avete capito bene? 260%. È tanto, eh? Che sono a mamma ieri. Secondo te di quanto sono cresciute i dati di vendita del 3DS negli States? 160%, ha detto lei. No, 260%. Poi, sempre nella rivista, c'è in occasione della recensione di Super Mario 3D Land un inserto praticamente sulle monete. Poi un'altra cosa riguardante Mario, vediamo. Allora, un'altra cosa, no, aspettate, ah sì, certo, qua c'è una bellissima cover story di Mario 3D Land, prima pagina. Poi seconda pagina, poi terza pagina, poi c'è un'altra pagina ancora, e siamo così giunti alla quarta pagina. E come potete ben notare, Super Mario 3D Land ha quindi... Aspettate, adesso potete. Ha ottenuto una valutazione di 10 stelle su 10. Beh, certo, Super Mario Galaxy ne ha avute 11. Secondo me, Super Mario 3D Land se ne meritava 11 più di Super Mario 3D Land. Il sonoro secondo loro non è molto azzeccato, scusate un attimo. Secondo quella rivista ufficiale Nintendo, il sonoro non è molto azzeccato, neanche il fattore 3DS. Fattore 3DS, il mondo di Mario in 3D è vibrante come non mai. È apprezzabile anche l'uso limitato del giroscopio. Poco sfruttato lo Street Pass e assente online. Ragazzi, Street Pass. Ditemi voi cosa ci devo mettere per Street Pass in Mario. Cioè, a me non erano neanche venute in mente le case dei Toad, le scatole che hanno messo in realtà alla Nintendo. Beh, cioè, sono geni. Però c'è altre cose, non so, se voi volevate mettere altre cose, vabbè, loro certo, loro volevano mettere i dati fantasma, esagerato. Assente l'online, volevano le classifiche, i dati fantasma. Mario è senza dati fantasma, cioè, per quello c'è Mario Kart. Sonoro, i temi musicali sono sempre azzeccati, delicati o trionfanti che siano. Avremmo preferito qualche pezzo inedito in più.
Sì, questo invece gli do pienamente ragione. Ho sentito qualche musica da un video di gameplay di 8 minuti che metterò sul sito. Diciamo che sono un po' musiche di Super Mario Galaxy 2 con qualche arrangiamento in più. Cosa dati da fare, così comoda. Dati da fare perché sennò senza te i giochi di Mario vanno a rotoli. Adesso passo. Cioè no, notiziario ancora no. Adesso però c'è la prima canzone che è Luigi's Mansion e precisamente il tema del Game Boy Horror. Ciao. Eccoci qua, adesso arriva il pezzo forte che volevo far vedere, sempre sulla rivista, sempre nella recensione, il costume dell'eroe, rubrica, cioè l'inserto, il costume dell'eroe, ve lo leggo tutto, d'altronde non sarebbe Mario senza qualche bel power up. Super Mario, il primo e più antico power-up, raccogliendo il fungo rosso solo mentre è nelle dimensioni di Mario, che a questo punto può anche subire un colpo dai nemici senza morire. Fire Mario, Mario Fuoco. L'immancabile Fire Mario può, come sempre, esplodere fino a 3 palle di fuoco in sequenza, utilissimi per eliminare i nemici più fastidiosi e poi tutti gli altri. Tanuki Mario, perché è con la U, Tanuki Mario, non Tanuki, con due O. Che qua in Italia si chiama Tanuki con la U. Direttamente da Super Mario Bros. 3 arriva il power-up ripreso dalla mitologia giapponese. Sì, perché in Super Mario Bros. 3 nel costume Tanuki non molti hanno capito perché un procione si trasformasse in pietra, perché deriva dalla mitologia giapponese, per esempio come Fox McCloud, ecco, è un esempio che deriva sempre dalla mitologia giapponese. Con la tuta, Tanuki Mario può colpire i nemici e rompere i blocchi con la coda, ma a differenza del passato non può volare ma solo planare un po'. Blocco Elica, la prima novità. In alcuni livelli Mario può infilarsi sulla testa un blocco con tanto di elica, che gli permette di effettuare uno sprint verso l'alto, in maniera del tutto simile alla tuta già vista in New Super Mario Bros. Wii. Ecco, una riflessione piccola sul blocco Elica. Che questo più di un power-up, secondo me, è più un. Come si dice? È tipo Yoshi, è più un oggetto. Perché alla fine del livello, quando Mario arriva sulla bandiera, il blocco elica viene eliminato dalla sua testa. Quindi non, sulla mappa non si vedrà mai un Mario blocco elica. Perché appena Mario tocca l'asta della bandiera, il blocco elica vola via. Poi Mario Boomerang, c'era una volta il Marte e il Koopa, poi è stata la volta dei Boomerang Bros. Che in questo episodio possono anche regalare a Mario un power-up che gli dona loro le loro stesse abilità con un bel boomerang tra le mani. Questo qua ve l'avevo già detto la volta scorsa,
due volte fa addirittura, una volta scorso era il fiore. E poi esiste un altro power up che però preferiamo non svelare, ma è pesante come un macigno, sappiatelo. Inoltre c'è un potenziamento legato a un unico livello, che non è un vero e proprio power up, ma una comoda fonte di monete extra. Ecco, adesso vediamo la scritta in sovraimpressione. Aspettate, ok, scritta compari! Beh, finita la scritta. E attenzione perché ci sono degli spoiler, cioè cose che se volete godervi veramente, cioè volete scoprire man mano passo passo che giocate questo power up, non guardate questa parte, saltate finché non ricompare la scritta spoiler fondamentalmente. E adesso per quelli che vogliono vedere gli spoiler, perché in qualche livello, cioè no, non in qualche livello, un potenziamento normale è solo che è una foglia tanuki normale praticamente. Io a me piace chiamarla la foglia ultra tanuki perché è ultrafoglia. Perché trasforma Mario in un Ultra Mario Tanuki. Perché? Perché questo qua si può trasformare in pietra, ma il Mario Tanuki normale non può, perché ho visto il video, che poi metterò sul sito come ho già detto, che Mario si trasforma in pietra e ci ha attaccato a un bavaglino rosso, mentre quando finisce di diventare una pietra, c'è sempre un bavaglino rosso, quindi è un Mario Tanuki normale con un bavaglino rosso. Bene, spoiler 3, fine, vabbè, basta. E adesso vi lascio la linea a notiziario che vi comunicherà due bundle per il 3DS. Ce n'è uno che piace a chi guarda questa trasmissione fondamentalmente, e un altro che piace soprattutto alle femminucce. E adesso quindi tocca a notiziario, linea a notiziario. Subito, subito, partire con le notizie. Bene, ciao, sono notiziario e sentiamo per l'introduzione. E prima notizia, i due bundle, come vi ho detto a Riccardo, uno piace alle femminucce, uno piace a chi guarda questa trasmissione in generale. Perché il primo bundle esce il 2 dicembre insieme a Mario Kart, però non è Mario Kart, perché è Super Mario 3D Land ed è del 3DS bianco ghiaccio. Il 3DS bianco ghiaccio con Super Mario 3D Land. Il 2 dicembre, possiamo farlo uscire almeno il 18 novembre. Il secondo bundle invece esce il 28 novembre ed è un bundle dedicato a. Sto zitto, beh. È un bundle dedicato a Nintendo Xbox ed è rosa corallo. Piace alle femminucce, piace anche più a me rispetto a rosa cipria che ha presentato Nintendo in Giappone, perché a me quello fa veramente schifo. Un'altra notizia, c'è un nuovo filmato per Mario Kart 7. Un'altra notizia, c'è un nuovo filmato per Super Mario 3D Land, c'è un altro spot giapponese per Super Mario 3D Land, Riccardo ve li linkerà tutti sul sito. Nuova notizia, basta, abbiamo finito con le notizie di già. Bene, linea a Riccardo. Ciao Ricky, vai, tocca a te. Ah, aspettate, prima di passare alla linea a Riccardo, volevo comunicarvi di un fatto che è successo di recente sul canale di YouTube di Riccardo. Cosa è successo? Oggi pomeriggio ha trovato sul suo canale, precisamente nella puntata 5, per chi non se lo ricordasse, Nintendo of Cat e Bonolis, un commento negativo, che fosse stato un non mi piace, l'avrebbe passato anche, ma non era un mi piace perché era un commento offensivo.
Quindi, se avete da fare commenti offensivi, per favore, teneteli per voi stessi. Se volete imprecare contro Riccardo, imprecate, ma nella vostra mente imprecategli. E che cavolo, è solo un povero ragazzo. Quindi non andate a maltrattarlo e ci vediamo alla prossima puntata. Bene, eccoci Ciao! di nuovo qua. Ora però dobbiamo fare in fretta perché voglio far vedere il video di Mario Bassetto con il 3DS, però mi si sta scaricando la chiavetta. Quindi dobbiamo fare molto in fretta. Aspettate. Allora, abbasso la luce. Poi metto quello vero tanto. Meglio. Ora, tuffati! Una cosa che non riesco a leggere. Lucky tu, il tipo timido, Mario Metallo. Sensori di movimento opzionali. Oh, ok, va bene, abbiamo finito. E per oggi, per questa puntata è tutto. Sì, stavolta non c'era molto a raccontare. Ah, sì, insieme alla recensione di Super Mario 3D Land nella rivista c'era anche il poster. Spero vi sia piaciuta anche questa puntata. E adesso vi lascio l'ultima canzone, anche oggi scelta puramente a caso. Puramente, non curamente, come avevo detto qualche volta fa, scelta puramente a caso, Mario Golf Toadstool Tour. Ah sì, il castello di Peach. E ora l'ultima canzone. A settimana prossima. Ciao 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 ciao. Boom.